Cari amici, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Campania Live. Anche oggi spazio e collegamenti con l'informazione alle nostre rubriche. Voglio presentarvi subito l'ospite con noi in questa prima parte di Campania Live, Maria Scarinzi, antropologa del Museo Iano, il museo dedicato alla leggenda delle streghe a Benevento. Maria, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie, grazie per l'invito e grazie per questa opportunità di dare voce ai nostri testimoni della memoria. E se sei d'accordo anticipiamo anche subito il tema, parleremo di storie e tradizioni aspettando Halloween, questa festa che ormai coinvolge soprattutto i più piccoli, ma scopriremo anche quelle che sono le storie legate a questa ricorrenza. Sì, parleremo di una delle feste forse più discussa ma eh, molto molto importante per il nostro territorio e non solo. Appunto la festa di Halloween, ogni santi, Dia dello Smuerto, chiamiamola come vogliamo ma ricordiamoci che è il ritorno dei nostri antenati. Allora, Grazie Maria che resta con noi in questa prima parte e ci condurrà in questo viaggio eh, nella memoria, come lo abbiamo definito più volte, attraverso la memoria, attraverso la storia, ma eh, come sempre partiamo dai collegamenti con l'informazione e andiamo subito a Salerno da Filippo Notari. Ciao Imma, buongiorno, buongiorno ai telespettatori di Campania Live, diamo subito uno sguardo a quelle... Che sono le anticipazioni da Salerno. Purtroppo, eh, tanta cronaca anche nel TG di oggi, a cominciare dai risvolti e dalle indagini eh, per l'omicidio della 53enne tedesca eh, rinvenuta senza vita nei giorni scorsi a Castellabate. Ieri c'è stata l'autopsia, ebbene, purtroppo è stata confermata l'ipotesi eh, dell'omicidio. Eh, c'è anche. Uh, di più, abbiamo ascoltato il suo uh, legale, il diciamo, legale della famiglia, che uh, conferma un'accelerata nelle indagini e rinnova anche uh, l'invito a chi potrebbe aver visto qualcosa a collaborare con gli investigatori. Oggi c'è stata un'altra uh, notizia di cronaca: l'arresto della trentunenne che uh, nello scorso mese di aprile si rese responsabile. Del, uh, Dell'incidente de, dell stradale nel quale persero la vita a campagna due carabinieri, ricorderete questa uh, tragica uh, notizia, e un terzo uh, cittadino che poi uh, morì qualche giorno dopo. Bene, c'è stata anche in questo caso una svolta nelle indagini con l'arresto uh, e uh, gli arresti domiciliari di questa. Uh, 31enne uh, altra notizia di cronaca che tocca, che lambisce diciamo, il territorio salernitano quella regata al 15enne accoltellato a Casoria sabato sera bene, si tratta di un baby calciatore della Salernitana la società ha uh, manifestato vicinanza a lui e alla uh, sua famiglia e nei prossimi giorni il responsabile del settore giovanile Stefano Colantono si regherà in ospedale per far visita a questo ragazzo che ha davvero rischiato la vita perché è stato uh, colpito al fegato con un fendente. Non mancherà uh, un focus sul turismo, anche nel TG di oggi, infatti, a Pestum è in corso un importante. Momento di confronto dedicato al turismo, alle nuove tecnologie, all'innovazione su quelli che potrebbero essere i risvolti appunto per uh, l'indotto. Uh, Sara Botti ha seguito per noi questo appuntamento organizzato da Confesercenti, Union Camere e Camera di Commercio, quindi uh, potrà immaginare che. Eh, ci saranno tanti temi trattati, anche e soprattutto in considerazione del rilancio dell'aeroporto di Luci d'Artista e dei eh, nuovi indotti, dei nuovi flussi turistici che stanno riguardando il territorio della provincia di Salerno Grazie, grazie Filippo. Con... Con la redazione di Salerno abbiamo aperto un focus, potremmo dire, dedicato al turismo, ci avviciniamo alle luci d'artista, ne abbiamo parlato ieri con Giovan Battista Lanzilli e ovviamente vi aggiorneremo anche rispetto al prossimo fine settimana dove c'è il ponte di ogni Santi, una, una serie di iniziative che sicuramente ci consentiranno ancora di parlare di questo tema. Io ringrazio e saluto Filippo Notari, vado a Napoli, mi collego al sito 8pagine.it in apertura troviamo ancora la cronaca, sequestrati dalla finanza, ristorante, pizzeria e sushi bar del clan, sigilli a due attività del valore di 600.000 euro. In primo piano però c'è anche lo sport, Mertens a Crotone e Vivo lotta insieme a noi dopo la cantilena del 2018 arriva. Politano a Empoli con cacofonico processo mediatico ammesso. Troviamo un articolo e il commento a cura di Cristiano Vella. E sempre a Napoli ancora la cronaca, Pedina, Lex e Pessa, lei e il suo nuovo compagno. Violenza inaudita a Napoli. La donna in ospedale arrestato un 43enne denunciato il fratello coinvolto nella Sortita. Sono sempre quelle notizie, come ricordiamo, che vorremmo non dover più commentare. Poggio Marino, sindaco arrestato, prefetto, nomina un commissario, sospesi sia il primo cittadino che il vice sindaco. Ma siamo pronti per andare a D'Avellino, dove abbiamo in collegamento Carmine Quaglia. Buongiorno Emma, buongiorno a tutti da tutti i nostri iscritti

il dibattito, le scolarische presenti al Teatro Partenio. Carmine, liceo. Perdonami. perdonami, abbiamo qualche difficoltà di collegamento. Noi rientriamo, ti restituiamo subito la linea, non appena ripristinato bene anche il collegamento, in modo da poterti ascoltare meglio. Eccoci, rientriamo, andiamo ad Avellino dal sito ottopagine.it. Leggiamo la politica in apertura. Se Fratelli d'Italia mette in discussione anche Franco Dercoli. Il Partito della Meloni vuole cacciare nove iscritti, ma è clamoroso il caso dell'ex assessore regionale. Nell'articolo di politica firma del direttore Pierluigi Melillo. Sempre ad Avellino, l'attualità in primo piano, Avellino è la provincia con i veicoli più vecchi della regione. Secondo un'analisi di facile.it, l'età media delle auto che viaggiano sulle strade arriva a 13 anni. E questo sicuramente, Maria, è anche un tema che fa tanto discutere perché si ta parla tanto anche di sostenibilità. Sicuramente poi è un tema... Ampio, ampio e complesso da affrontare, ma troviamo gli approfondimenti rispetto ai dati emersi dall'indagine nell'articolo a cura di Paola Iandolo. Ancora uno sguardo ad Avellino, toccarra in fiamme a Grottaminarda, paura sulla 16 Napoli Bari, il pesante automezzo proveniente da Roma era diretto in Puglia con rallentamenti lungo la trafficata arterie, traffico deviato lungo percorsi alternativi. La squadra dei vigili del distaccamento di Grotta Minarda subito dopo le ore 3.30 della notte scorsa sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli Canosa in direzione Canosa al chilometro 86.400 nel territorio di Grotta Minarda ovviamente come sempre tutti gli gli approfondimenti disponibili sul sito ottopagine.it nell'articolo a firma di Gianni Vigoroso. Ancora solo fra vi abbiamo aggiornato ieri sull'incendio avvenuto nella provincia, due auto coinvolte in un incendio indagano i carabinieri, entrambe le vetture erano parcheggiate in strada. E allora da Avellino andiamo a Benevento, dove anche in questo caso troviamo la cronaca in apertura del sito ottopagine.it. Andiamo a Tocco Caudio in provincia di Benevento. Bomba esplode tra due case, un sessantenne ed una casalinga, nessuna minaccia. È accaduto come dicevamo a Tocco Caudio, lui, un ultra sessantenne che non svolge attività imprenditoriali, escluso di aver ricevuto minacce o richieste di denaro e altrettanto ha fatto la sua vicina una casalinga. Cosa si nasconde dietro la bomba carta fatta esplodere tra le abitazioni? Il punto di domanda affrontato nell'articolo a cura di Enzo Spezia. In primo piano una notizia che arriva da Montesarchio. Scomparso nei boschi. Il sindaco di Montesarchio attiva il COC, il centro operativo comunale. 74enne è uscito per cercare funghi e non ha fatto ritorno a casa. Vediamo anche... La foto nel, nell'articolo pubblicato sul sito 8pagine.it. Proseguono le ricerche e ovviamente pronti a darvi aggiornamenti in ogni momento, ma siamo pronti per andare a Benevento dove abbiamo in collegamento Maria Teresa De Lucia. Maria Teresa, prima di darti la linea ci sono delle interviste che hai preparato per noi, allora le mostriamo. Il casting per il film ambientato a Benevento sulle streghe è una buona partecipazione, sembra, come sì, sta sì, andando. Sono venuto molto gente per questo casting e sono contento, vedremo che belle gente vediamo e si troviamo l'attore o l'attrice che cerchiamo. Il progetto del film sta andando avanti? Come va? Ci può dire qualche si particolare? Molto, si va molto bene avanti, abbiamo un po' di lavoro a fare, ma abbiamo previsto, cominciamo il primo taxi, tutto va bene il 20, eh, verso febbraio 2025. Ci sono novità per quanto riguarda anche insomma, altri attori? Cioè qualche... Abbiamo in, mh, un altro attore fam abbastanza famoso che è in ballo, ma siamo in trattativa, non posso parlare molto, siamo in trattativa, ma forse la facciamo. Buon successo per questo film, questa giornata di casting, tanta partecipazione, c'è interesse. In realtà il successo c'è anche perché i giovani hanno capito che è importante riscoprire le proprie origini e soprattutto la storia della strega. Benevento è la città delle streghe. È una storia che voi avete insomma, in qualche modo voluto eh, anche un po' come dire, romanzare, adattare al, mm, al gusto del pubblico con questa diciamo narrazione un po' horror. In realtà noi partiamo da una storia vera. Il film Dark Side Witch, il primo, nasce da un processo che c'è stato veramente nel 1500 e poi lo abbiamo adeguato a quello che è il Sannio anche perché nello stesso periodo mentre a Triora le persone morivano eh, diciamo da innocenti lo stesso avveniva anche qua nel Sannio non abbiamo avuto episodi cruenti nel Sannio ma comunque la strega di Benevento è famosa in tutto il mondo è che importantissimo anche il nome del distributore Netflix e la cosa che infatti ci ha inorgoglito che, essendo una produzione giovane, abbiamo questo fatto che Netflix ha sposato il progetto e avremo una distribuzione a livello mondiale. E allora, Maria Teresa, tu sei in collegamento con noi? Le interviste erano molto chiare. Parliamo delle streghe. Sì, parliamo di un film che eh, avrà proprio come tema generale quello delle streghe, ma che come in sostanza si capiva anche dalle interviste è un po romanzato, si tratta di un horror. Che sarà girato, troverà ambientazione proprio nella città delle Streghe a Benevento. Le interviste che avete visto al regista e al produttore esecutivo sono state realizzate qualche giorno fa in occasione dei Probini. A cui hanno partecipato davvero tantissimi giovani, tantissime persone che appunto volevano ehm, provare ad entrare a far parte del cast di questa produzione che dovrebbe eh, girare i primi ciaclo. Che sentivamo bene dal regista nel prossimo, nei primi mesi del prossimo anno e che dovrebbe essere girata quasi interamente nel sagno. Questo film, che si chiama uh, Dark Side Witch 2, La strega nera di Benevento, segue il, la prima esperienza. Del regista nel 2015 e quindi eh, un sequel e ha un nome importante. La produzione ci dice che sarà Netflix a distribuirlo quindi chiaramente c'è molto interesse. Eh, sostanzialmente, però, quello che eh, è importante è far comprendere quanto la leggenda degli streghi sia la leggenda madre di Benevento, quanto rappresenti la nostra identità, e oggi voi ne parlerete in studio, eh, e ehm, quanto continui a eh, suscitare curiosità. Eh, questa produzione eh, è anche importante perché eh, Benevento da tanti registi eh, è stata definita anche un ottimo set perché ha molti luoghi che possono essere perfetti per eh, girare eh, un film e ehm, sostanzialmente insomma c'è eh, grande attesa sul, ehm, per, que per questo lavoro. Eh, L'argomento lo abbiamo detto è interessante, stuzzicante, insomma le streghe eh, che peraltro vorrei ricordare sono al momento come dire, molto attenzionate anche dall'amministrazione comunale, una delle ultime proposte lanciate dal sindaco Clemente Mastella, sempre molto attivo, è proprio quella di creare una sorta di lega tra tutte le città che hanno eh, nelle loro tradizioni eh, questa leggenda delle streghe eh, e eh, fare di Benevento una sorta di hub su questo, eh, su que di questa idea dal sogno poi vi daremo anche tanti altri aggiornamenti come sempre all'inizio tu parlavi di cronaca, ci sono Tanti, tanti casi, poi parleremo nell'ambito del telegiornale anche di rifiuti, eh, un tema molto importante per la città e eh, non possiamo dimenticare eh, che eh, proprio ieri è venuta alla luce un'importante scoperta archeologica eh, restituita a Paduli da una campagna di scavi della sovrintendenza e che sostanzialmente ha portato eh, alla luce un, eh, una testimonianza della via Appia. Ricordiamolo, la via Appia, l'Appia antica, è stata riconosciuta eh, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nello scorso luglio. Benevento è una tappa importantissima di questa antica autostrada dei romani e, eh, proprio eh, a pochi chilometri da Benevento, nel centro di Paduli, nel vicino centro di Paduli, e, eh, è stata identificata una zona che sostanzialmente fungeva da eh, stazione di sosta, possiamo dire così. Eh, ci saranno poi ulteriori studi e eh, soprattutto delle dettagliate notizie su eh, quel che è stato rinvenuto, ma è molto importante continuare a mettere in evidenza e a ehm, evidenziare, a valorizzare questo essenziale e importantissimo patrimonio storico e culturale della nostra città. Eh, se non hai altre curiosità, la linea può tornare allo studio No, grazie, grazie Maria Teresa, ci hai aggiornato rispetto a quelli che saranno anche i temi affrontati nel TG e quindi mi consenti come sempre di ricordare ulteriori aggiornamenti nell'appuntamento con l'informazione che torna puntuale, come sempre, alle 14 alle 19 e 45. Grazie Maria Teresa De Lucia. Buona giornata. Io chiedo alla regia se siamo pronti per tornare ad Avellino, mi dicono di no e allora eh, Maria Teresa ci ha fornito eh, tanti tanti temi. Noi abbiamo la curatrice del museo dedicato alla leggenda delle streghe, è doveroso precisare che in questo caso non si tratta di eh, un film ma si tratta di un museo antropologico. Sì, sì, IANUA è un museo antropologico che nasce dopo oltre 20 anni di ricerca fatte sul territorio. Ecco, io in apertura vi ringraziavo per questa opportunità che date all'antropologia eh, di essere presente nei, nella vostra trasmissione, ma che date soprattutto ai testimoni della memoria, voci silenziate per troppo tempo come sono state silenziate le voci di molte donne. Questo viene fuori dalle nostre ricerche, eh, fatte appunto chi sono i testimoni della memoria, persone come noi, persone come noi che hanno voglia di raccontare, di tramandare e di portare avanti le tradizioni. E, e come facciamo a portarle avanti? Se non conosciamo non possiamo comprendere. Quindi dobbiamo innanzitutto comprendere cosa si nasconde dietro quella che poi è la leggenda delle streghe. E che sì, in molti casi è stata romanzata, horror, fantasy, eh, forse anche un modo appunto per avvicinare le nuove generazioni e poi fargli conoscere quello che era la, veramente la propria identità. Quanto è importante eh, tutelare, valorizzare quelle che sono le nostre tradizioni? A volte potrebbero essere anche delle leggende, ma legate al territorio e quanto invece raccontare, dicevi, da antropologa, Ben venga anche un racconto romanzato perché avvicini anche le nuove generazioni per proiettarle verso il futuro. Oggi è diventato più importante del passato, sebbene la nostra è una cultura prettamente orale, dove appunto spesso mi chiedono anche al museo avete trovato il grimorio delle streghe non abbiamo trovato nulla di scritto semplicemente perché appunto le, la nostra cultura magica cultura magica al femminile era una cultura che si basava sull'oralità ecco questo rendeva il tutto molto effimero eppure veniva mantenuto il legame con il passato e con le tradizioni, più in passato che non oggi, dove purtroppo c'è un problema nella ricerca delle fonti. Uh, siamo bombardati da notizie e ecco, voi meglio di me sapete com'è importante dare una notizia esatta e andare alla ricerca delle fonti e questo facciamo noi. Io non posso inventare una storia, a meno che non la pongo appunto come romanzo, ma anche dietro il romanzo tutto il lavoro che è stato fatto per Harry Potter. C'è una Ricerca pazzesca eh, su quello che erano appunto la magia, le origini e le tradizioni. Ed io proprio con il tuo supporto oggi abbiamo deciso di dedicare a questa prima parte del programma al tema Storie e tradizioni aspettando Halloween. Dicevi da subito: parleremo di una festa forse anche discussa. Ma quali sono le origini? Allora, io credo che eh, più che Parlare delle origini dovremmo parlare del vero significato di questa festa. O meglio, se devo parlare delle origini, io oggi non mi presento qui come antropologa, ma mi presento come contadina, figlia di contadini, nipote e pronipote di contadini, perché era una festa legata alla terra. E quindi, anche se oggi noi la chiamiamo Halloween, ormai tutti dicono Halloween. E forse fine anni 90 c'è stato questa sorta di boom economico eh, che è arrivato con produzioni cinematografiche, che è arrivata con eh, libri, con eh, il merchandising. Da dopo il 15 agosto forse i nostri negozi già si riempiono appunto di zucche e scheletrini. Ma in realtà è una festa molto molto più antica. Se noi immaginiamo di Segnare su un foglio una sorta di lista, come facciamo con la lista della spesa, di quelle che sono le, ehm, diciamo, le cose importanti, i riti importanti che... I bambini, gli adulti, oggi seguono ad Halloween, ci rendiamo conto di come questo inventario lo ritroviamo in quelle che sono le nostre tradizioni. Eh, molto prima, infatti, degli anni 90, in tutte le regioni d'Italia c'era qualcosa che aveva a che fare con il ritorno dei morti. E eh, mi piace citare, appunto, Matilde Serao che dice. Che non esiste la festa di ogni santi, esiste la festa dei morti e in effetti noi quello facciamo, aspettiamo i nostri antenati, gli antenati che tornano e più che una festa a me piace parlarla, considerarla come un periodo, un periodo nel quale già siamo a pieno, attenzione perché poi noi riduciamo tutto al 31 1 e 2 novembre ma che in realtà inizia con la festa di San Luca e finisce a San Martino l'11 novembre, finisce ovviamente per alcune tradizioni, per altre continua fino alla Befana. È già iniziata, potremmo dire, e non terminerà il prossimo, cioè tra due fine settimana, quando ci sarà poi la festa del 31 e il primo novembre? Assolutamente no, assolutamente no, perché è questo perché io dicevo sono qui come contadina, figlia e nipote di contadini. Ricordiamoci che noi siamo il popolo della Terra ed era un periodo in cui ormai erano finiti i grandi raccolti, era finita la vendemmia. Per San Luca dovevi aver finito la semina altrimenti rischiavi di svegliare appunto i morti. Era un periodo di passaggio, si passava dall'estate all'inverno. Immaginiamo eh, l'anno diviso in due grandi stagioni e eh, era un rito di passaggio e un periodo in cui questi morti tornavano. A chi non farebbe piacere avere ancora una volta per poche ore o almeno una volta all'anno una persona cara che non c'è più al proprio fianco? E questo noi facevamo in questo periodo. Si realizzavano dei banchetti, si imbandivano le tavole. Attenzione, la tavola che io lascio imbandita in questi periodi perché so che l'antenato passa e deve sedersi a tavola con me, non la devo lasciare imbandita invece durante tutto l'anno perché lo spirito che siede a tavola con me deve essere libero di andare via. E il perché poi del dolcetto scherzetto. Noi vediamo che questi bambini girano e fanno dolcetto scherzetto. Attenzione, ma noi a Napoli si aveva un soldo per una capuccella. Nelle nostre zone fascito per l'anima dupriatorio, perdonatemi il dialetto, ma. Assolutamente erano, vogliamo conoscere appunto, anche il dialetto. Sì, era quello che andava detto quando si bussava alla porta. Uh, omo dai omo piglio. Perché? Perché tornano i morti, attenzione, ma tornano sia i nostri antenati, quindi le persone buone per le quali noi allestiamo la tavola. Realizziamo il letto con il pigiama di una persona che non c'è più, perché quando arriva deve poter entrare nel letto e tornare ad abbracciarci. Ma attenzione, tornano anche i morti, passatemi il termine, cattivi, cioè i morti di mala morte, uh, i morti che uh, hanno lasciato la terra presto, prima di quello che era il loro tempo e sono arrabbiati per questo, bussano alle nostre porte e noi per allontanarli li accontentiamo con un dono. Non devono entrare nelle nostre case come invece deve entrare l'antenato e questo scambio io busto alla tua porta ti do qualcosa così poi tu non torni e mi fai del male lo ritroviamo nelle ianare. Perché le ianare appunto si raccontava che appunto tornavano, bussavano alle nostre porte e se non la accontentavi non le davi a questa donna quello che lei ti chiedeva, tornava di notte sotto forma di riemoli folate di vento e faceva del male ai nostri bambini oppure addirittura a noi. E allora raccontare queste storie, queste tradizioni, oltre ad avere un'importanza per tutti, no? Anche di, semplicemente di conoscere e tramandare giovanissimi, perché tu in questo momento, in poche parole, in maniera anche sintetica, e ti ringrazio perché è veramente complicatissimo. Chi non ha avuto la possibilità di ascoltare un nonno raccontare il come nasce dolcetto e scherzetto, perché la tavola è imbandita e perché la tavola alla sera non deve mai restare imbandita? Forse sono tradizioni che esistono nella nostra regione, io ti chiedo sempre di correggermi se sbaglio, ma che cambiano anche molto da paese a paese, non direi neanche da comune a comune, in pochi chilometri cambiano. Forse dei giovanissimi che ci stanno seguendo non le conoscono, ma tutelare queste tradizioni, valorizzarle significa poi guardare al futuro, ho detto in in anticipo, ovvero attrarre visitatori, attrarre turismo, è quello che fa il museo. Sempre di più i turisti, anche stranieri, attratti da quelle che sono tradizioni, che siano leggende e l'occasione per visitare il territorio. Sì, eh, turisti stranieri, ma eh, oltre ai turisti stranieri con i quali lavoriamo molto abbiamo avuto eh, proprio questo weekend un, gruppo, un bel gruppo di turisti francesi, eh, così come il periodo, ecco, questo periodo, il periodo dei morti, abbiamo turisti eh, spagnoli o messicani che vengono a cercare le similitudini appunto del dia de los Muertos. O, o ancora altra cosa importante è eh, puntare il museo che si apre sempre di più ai bambini e ai bambini e quindi al turismo scolastico, pensando appunto ai bambini non come eh, la gita. Ecco, oggi si chiamano viaggi di istruzione, quando ero bambina io si chiamavano Le Gite. Ma il bambino, come un turista che sceglie, sceglie la propria meta ed è possibile questo: è possibile perché spesso al museo ci capita di famiglie che passano davanti al museo e i bambini, mamma, ci fermiamo a visitare il Museo delle Streghe. È un modo appunto per avvicinarli. Ecco, per far conoscere l'identità, quello che poi accade in questa festa importante in questo periodo dei morti, noi dobbiamo immaginare i nostri antenati come dei semi, ecco, il, la semina finisce, eh? dei semi che poi torneranno. A germogliare ci daranno un frutto, appunto la, le nuove generazioni che devono portare avanti il dono degli antenati. E allora poi sono curiosa di avere da te qualche indicazione anche rispetto ad Halloween, Dolcetto o scherzetto, cosa i bimbi secondo te dovrebbero sapere, ma visto che parliamo di turismo voglio chiedere il regia Paolo Romano se siamo pronti o di eh, prepararci per andare anche a Salerno no? da Raffaele Bassi, presidente dell'associazione Extra, perché ovviamente lo abbiamo detto in apertura con il nostro Filippo Not il turismo rappresenta per Salerno cittadina costiera un aspetto fondamentale, ma poi vediamo che è un settore che diventa fondamentale anche nelle aree interne, anche laddove forse ovviamente non è il mare a fare da trattore, ma proprio queste leggende e queste tradizioni possono diventarlo. Allora abbiamo Raffaele Bassi in collegamento. Raffaele, buongiorno, grazie per la tua disponibilità. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti quanti. Si parlava di turismo legato alle tradizioni di valorizzazione del territorio. Facevamo un accenno anche al turismo scolastico, ovviamente l'associazione Extra non si occupa di turismo scolastico ma eh, di recettività. Se con te ne abbiamo parlato spesso dell'importanza di questo settore per un territorio e ti chiedo anche quali sono le aspettative. Adesso che ormai l'estate è stata archiviata, ma da voi si parla spesso anche di destagionalizzazione. Sì, sì, come ben detto, noi ci siamo già visti altre volte in questa trasmissione, mi fa piacere sempre tornare. Uh, Extra di cui io sono il vicepresidente è un'associazione che si occupa del turismo ex alberghiero nella provincia di Salerno. Uh, sì, uh, dopo la fine di una lunga estate perché uh, veramente uh, non abbiamo visto ancora l'inizio dell'autunno, si può dire. Uh, la, I turisti iniziano a essere di meno, ma comunque continuiamo a lavorare e gli, mh, gli eventi e le uh, attività del nostro territorio, anche quelle autunnali, comunque ci portano degli ospiti. Adesso a breve ci sarà il weekend uh, dei morti, dei santi, che adesso definiamo weekend di Halloween e sicuramente avremo uh, altre presenze nelle nostre strutture. E c'è poi un appuntamento importante che invece riguarda l'associazione. Sì, noi a breve uh, nel weekend appunto di Halloween uh, parteciperemo alla BMTA che è la Borsa Mediterranea del Turismo archeologico che si svolge a Pestum ormai da uh, tantissimi anni e in quell'occasione uh, faremo la nostra assemblea con i nostri associati a cui parteciperà anche l'assessore regionale uh, al turismo uh, Felice Casucci si parlava di storie, tradizioni, leggende legate ai territori. Dal vostro punto di vista, il vostro riscontro, potrei dire, eh, sul campo quotidiano, quanto è importante per far conoscere un territorio? Sicuramente tanto, cioè, uh, i turisti sicuramente uh, vengono qui per, il, no, per la nostra co famosa costiera marfitana, però quando poi gli riproponiamo tutte le altre, uh, le alt tutte le altre uh, informazioni sul territorio, loro si dimostrano molto interessati a scoprire le tradizioni, le leggende, tutto quanto quello che riguarda... Uh, un territorio che in realtà non è molto diffuso e uh, quasi sconosciuto alle masse, uh, diventa uh, qualcosa di nicchia che viene molto apprezzato dagli ospiti che, uh, e dai turisti che visitano il nostro territorio. Maria, anche in un territorio come Salerno, dove giustamente come ricordava Raffaele Bassi, famoso per la costiera con dei grandi attrattori internazionali. Sì, allora, uh, mi piace avere, andiamo, Confrontarmi con un ospite di Salerno, proprio perché la settimana scorsa abbiamo avuto un gruppo di Salerno a visitare il museo che ci hanno parlato. Eh, di queste feste appunto dei morti e ho ritrovato nelle loro testimonianze eh, qualcosa che al momento avevo letto solamente nei libri, studiati appunto dai grandi antropologi. e eh, Di questa bacinella d'acqua che veniva messa ecco, la notte dei morti e poi vi proposta la Befana, ecco il periodo dei morti che dicevo che alcuni lo prolungano fino alla festa della Befana. Perché la bacinella d'acqua? Perché loro così riuscivano a vedere la venuta, l'arrivo dei morti attraverso questo specchio d'acqua e poi il commiato, cioè il saluto quando andavano via, che ormai era finito il periodo e quindi con la Befana. Ecco, e questi, eh, queste persone mi hanno parlato, loro lo fanno ancora. Addirittura in diretta hanno chiamato la mamma anziana eh, per farmela intervistare e eh, raccontarmi appunto di questa tradizione. Che nel Salernitano continua ancora. Che bella testimonianza che ci stai raccontando in diretta! Quindi si mette questa bacinella d'acqua e poi viene tolta il 6 gennaio. Sì, a Salerno sì, eh, o almeno adesso va approfondita, però era un bel gruppo, quindi non stiamo parlando della testimonianza singola e eh, che la, me la mettevano. La notte dei morti, eh, perché ecco, le processioni arrivano, io devo avere modo di vederle e in questo caso le osservo attraverso lo specchio d'acqua, quegli specchi che andavano coperti in caso di defunti in casa, così non vedevi gli spiriti, le anime che venivano a prenderselo. Eh. Chiediamo a Raffaele se conosceva questa, legge... questa tradizione a... di Salerno, la conoscevi? Alla... No, mi dispiace, non la conoscevo però è molto interessante, però ehm, non, è, non è strano, cioè, mh, io conosco molto della storia dei nostri territori, però non si finisce mai di imparare. Recentemente, ad esempio, mh, sapete che a Salerno si festeggia San Matteo il 21 settembre e abbiamo ospitato uh, un'artista di Rimini che è venuta per una... Mh, residenza d'artista di una settimana eh, per realizzare un'opera durante la settimana di San Matteo, mentre realizzava l'opera scopriva le tradizioni legate a San Matteo e anche lì nonostante io sia sanitano e conosca tante cose della mia città e della nostra storia e tradizione, però anche lì qualcosa è uscito fuori che io non conoscevo è normale, e anche questo è il bello, cioè. Come dicevo prima, ci sono delle cose talmente particolari, talmente poco conosciute che riscoprirle eh, eh, piace tanto sia a noi cittadini che, che viviamo nel territorio che ai turisti. Ancora di più, perché poi sono tradizioni talmente eh, particolari che nel, in molti paesi più giovani del nostro non esistono neanche. Allora Raffaele io ti ringrazio per essere stato con noi, prima di salutarti so che sei impegnato quindi veramente grazie per la tua disponibilità questa mattina, anche per questo bel confronto che poi avviene sempre a Campania Live, eh, ti chiedo eh, come già prima, voi avete un impegno importante, però avete due settimane anche eh, impegnative e quali sono le attese per la città di Salerno? Guarda, uh, a me fa sempre piacere, lo ripeto, di partecipare alla tua trasmissione. Uh, per quanto riguarda le, i prossimi impegni, a parte il, la presenza alla BMTA uh, e alla nostra assemblea, comunque continuiamo a collaborare con la pubblica amministrazione. Uh, a breve appunto devo collegarmi con la Regione Campania per un tavolo sui trasporti. Uh, sicuramente adesso... Uh, ci stiamo preparando al periodo natalizio. Uh, a breve si dovrebbero accendere le luci d'artista a Salerno e questo è un, è un evento che uh, porta tantissimo, tantiss tantissimi turisti qui in città, uh, di meno un po' sul resto del territorio, però stiamo lavorando anche uh, per far sì che con l'apertura dell'aeroporto su tutta la provincia di Salerno... Uh, ne possa giovare e possano arrivare anche durante l'inverno ancora più turisti. Uh, ci stiamo impegnando, avremo anche le nostre attività di formazione uh, interne uh, e abbiamo veramente tanto da fare. Però per qualsiasi cosa io sono sempre disponibile per partecipare ai programmi di Otto Channel. Grazie Raffaele, magari perché no, anche la prossima volta potresti scoprire una nuova leggenda, una nuova tradizione legata al territorio. Grazie per essere stato con noi. Con piacere, grazie mille. Noi facciamo una breve pausa, Maria Scarinzi resta con noi, siamo curiosi di scoprire ancora queste testimonianze, cosa ci raccontano, perché poi ci raccontano di noi, del nostro territorio e, del, e dei nostri antenati ma ci consentono di scoprire anche perché oggi si fa dolcetto e scherzetto, perché oggi si parla di Halloween e non solo. Tra pochissimo una breve pausa pubblicitaria. Eccoci tornati in diretta con Campania Live. Vi abbiamo parlato in questa prima parte di storie e tradizioni. Aspettando Halloween con Maria Scarinzi, antropologa. Abbiamo scoperto in realtà che aspettando Halloween, ma per la tradizione... È un periodo che è già iniziato e si concluderà molto dopo. Abbiamo scoperto come nasce dolcetto scherzetto e come nascono tante... Tante tradizioni di cui forse in alcuni eh, casi si è persa anche eh, memoria, che però poi riemergono, riemergono anche eh, nel corso di visite al Museo Iano, al Museo dedicato alle streghe, alla leggenda delle streghe di Benevento, riemergono durante gli studi di antropologia. Tutto questo ci ha portato a parlare di turismo scolastico, che è un settore che sta sempre più crescendo. Sì, possiamo dire che su Benevento il turismo scolastico è molto forte, è molto presente e infatti noi abbiamo scommesso su questo partecipando a Bitus, la prima fiera internazionale del turismo scolastico, e parteciperemo anche a tre giorni per la scuola. Questo perché? Perché al di là del turista che viene, noi abbiamo anche un altro progetto: il museo va a scuola. Cioè ecco come dicevi, ne abbiamo perso memoria e questa è proprio la nostra scommessa: rintracciare questa memoria e lasciarla poi alle nostre nuove generazioni, a bambini, però attenzione: quando pensiamo al turismo scolastico abbiamo anche gli adolescenti. Abbiamo anche i ragazzi del liceo eh, che si appassionano ancora di più, che eh, si impegnano nella raccolta delle memorie, perché capiscono che è una cosa possibile, almeno finché ci sono ancora le persone anziane. Scommettere però sulle tradizioni può diventare, deve diventare anche un'occasione di sviluppo economico per il territorio. Nel caso del turismo scolastico, una curiosità da dove arrivano le scuole. Allora, noi lavoriamo molto allora, con il Napoletano, tantissimo, e lavoriamo molto con la Puglia e il Lazio. Uh, abbiamo tantissime scuole e agenzie di viaggi che portano i gruppi alla scoperta, sì, della città delle streghe, ma anche a rintracciare quelle tradizioni simili, che ci rendono un po' tutti, diciamo, cittadini di, dell'Italia. Comunque un movimento importante che ci porta automaticamente ad affrontare anche il discorso del turismo sostenibile. Può anche questo, uh, questo segmento essere considerato un turismo sostenibile? Allora, si parla tanto di ecco, appunto, turismo sostenibile, di destagionalizzazione, dei flussi turistici, eh, Ecco, forse dovremmo lavorare anche nel permettere, solitamente il turismo scolastico si concentra a marzo e aprile, quindi abbiamo questo boom eh, di, eh, di, di ragazzini che arrivano in città. Ecco, magari puntare anche sulle tradizioni che si concentrano in altri periodi dell'anno per accogliere e in un certo senso anche destagionalizzare. E quindi le scuole vengono a novembre per scoprire il periodo dei morti. Allora chiediamo subito cosa ne pensa Michelangelo Raccio, economista, docente universitario. Innanzitutto, che abbiamo in collegamento. Innanzitutto ben trovato, grazie per la disponibilità. Grazie a voi per l'invito, grazie a voi per l'invito, professore, a Avrà avuto modo di ascoltare la proposta lanciata da Maria Scarinzi, antropologa, curatrice del Museo Iano, ha dedicato alla leggenda delle streghe, si parlava di turismo scolastico ma anche di turismo sostenibile, di destagionalizzazione, quindi in qualche modo lavorare affinché anche le gite scolastiche, viaggi di istruzione, oggi dobbiamo definirli viaggi di istruzione, eh, possano essere cadenzati in periodi diversi. Quali sono oggi le sfide del turismo sostenibile? Ma quando parliamo di, di turismo sostenibile chiaramente andiamo a ridurre il fatto al 2000, quindi lo scopo è, il è il di rimuovere i posti che sono importanti. perché abbiamo difficoltà di collegamento. Professore, mi scusi, io non riesco ad ascoltarla, quindi abbiamo in questo momento qualche, eh, qualche difficoltà. Cercheremo sicuramente in tempi brevissimi di recuperare anche il collegamento col professore Michelangelo Oraccio, però mi sembrava di capire che da subito ha precisato di ridurre l'impiatto ambientale. Quindi quello che dicevi tu: anche ridurre questa concentrazione nei soli mesi di aprile e maggio potrebbe essere un primo passo. Sì, come scoprire poi ecco, e magari le tradizioni ce lo permettono: scoprire anche i piccoli borghi, eh, aprirsi, muoversi eh, anche anche a, alla scoperta di nuove mete, uh, si parla tanto di turismo esperienziale e quindi permettere anche delle esperienze uh, a, al turista. Uh, mi perdonerà solo Food se prendo a prestito per il turismo quella che è la sua triade buono, pulito e giusto. Ecco, forse anche per il turismo dovrebbe essere così, un turismo buono, pulito e giusto, perché poi nel termine giusto c'è anche il giusto prezzo ecco che poi appunto bisogna pagare quando si parla di esperienze di fare delle esperienze vengono coinvolte tante professioni e a volte ci si lamenta del prezzo ma Benevento è molto competitiva abbiamo dei prezzi ai musei veramente molto bassi rispetto alle altre grandi città e quindi tutto questo può diventare ecco, anche volano di, di crescita anche economica. Può diventare quel quid in più che consenta di aumentare sempre di più i numeri, di accennavi alla riscoperta dei piccoli bordi. Devi sapere che ieri invece abbiamo parlato di overtourism per le grandi città. Questa potrebbe essere invece un'occasione per le piccole realtà che hanno tanto da raccontare. Sì, ecco. Mi piace proprio questa affermazione, hanno tanto da raccontare perché il territorio va raccontato e lo possiamo raccontare in tanti modi, dalla realizzazione ecco, di un prodotto tipico alla leggenda, alla storia, eh, ecco, dicevamo del fantasy, eh, di questi giochi di ruolo che possono coinvolgere quando parliamo di turismo scolastico, pensiamo anche ai ragazzi magari del liceo. E, uh, I giochi di ruolo possono diventare un'opportunità se ben studiati e, e messi, diciamo uh, in rete. Io però voglio chiederti una cosa: in che modo secondo te leggende e tradizioni possono convivere con la contemporaneità? Allora, antropologicamente noi diciamo che la tradizione è un'innovazione ben riuscita. Cioè, immancabilmente alcune cose devono. Cambieranno, cambieranno anche nel confronto con l'altro assolutamente, in un mondo globalizzato. Uh, lo viviamo sempre di più. Uh, dicevo, è vero che Halloween c'è stato il boom fine anni 90, però è pur vero che era una tradizione nostra, che è andata in America e poi era anche una tradizione nostra, che è andata in America e poi dopo è tornata. Uh, da noi però non era Halloween, da noi in non Italia non era Halloween. Assolutamente, era uh, come dicevo prima, la festa di ogni santi che poi dopo veniva, corretta, la festa dei morti, il periodo dei morti, il ritorno degli antenati cioè veniva chiamata in modo diverso, oggi è diventata Halloween, però ecco, eh, magari continuerà a cambiare. Assolutamente. Uh, a me piace sempre sottolineare come spesso ci affidiamo a dei portafortuna. Ecco, mia nonna si affidava al cardo bruciato, mia nipote al braccialetto dei desideri. <ride> uh, e quindi continueranno a cambiare. Però è importante che mia nipote conosca uh, la tradizione della bisnonna e quindi di bruciare il cardo e affidargli un desiderio. Come raccontare ai bambini quelle che sono le tradizioni legate ad una festa che ormai tutti conoscono come Halloween, dolcetto, scherzetto? Allora, noi con il museo puntiamo proprio sui bambini, tutti gli anni realizziamo delle attività didattiche eh, per loro, ci concentriamo appunto sui bambini e come lo raccontiamo? Lo raccontiamo mettendo in diciamo, parallelo, eh, confrontando la tradizione appunto Halloween, il Dia dello Smuertos, la festa dei morti e, e portando appunto degli esempi dei vari luoghi. Ecco perché um, un po' di tempo fa il Ministero lanciò nelle giornate del patrimonio uh, era un tema bellissimo, lo straniero del paese accanto. Ecco, riflettiamo su questo: quanto siamo diversi attraversando un confine, se lo possiamo chiamare così. Io prima dicevo che a volte le tradizioni, anche le abitudini, anche dal punto di vista culinario, cambiano a distanza di pochi chilometri. Se non di pochi metri. Voi, in occasione di Halloween, parlerete di giochi, simboli, ma anche cibi e leggende. Quali sono i cibi legati a questo periodo? Voglio essere corretta, perché Maria Scarinzi prima ci ha detto: in realtà antropologicamente, storicamente, è un periodo molto più ampio. Sì, quali sono i cibi? La frutta secca? Quando si realizzava uh, la, la mensa uh, c'era la frutta secca, uh, il cioccolato. Quello che non ti potevi permettere durante tutto l'anno te lo potevi permettere durante un periodo una festa, ma te lo potevi permettere perché ecco che lo donavi a, ad un antenato che tornava. Il miele, il miele non doveva mai mancare. Il miele tiene lontano. Pensate che si realizzavano dei dolcetti col miele, si mettevano sulle finestre per tenere lontane le ianare. Quindi teneva lontano qualcosa di negativo. E quindi nella preparazione del dolce dei morti era sempre presente il miele. Poi semplicemente se facciamo un giro dell'Italia troviamo eh, dolci dalle fave dei morti alle ossa dei morti, agli scheletrini, cioè si giocava poi anche sui nomi ovviamente da dare a questi dolci. Invece per quanto riguarda i simboli? Allora i simboli, ehm, una tradizione molto bella eh, che eh, trovavamo... Ancora nel napoletano, era la realizzazione della cascetta dei morti. Ecco perché prima dicevo eh, Dolcetto Scherzetto o a Napoli troviamo un soldo per una capuzzella: erano delle scatoline, semplici scatoline che i bambini realizzavano con la croce e la testa del morto e giravano con questa, questo a un soldo per una capuzzella, appunto per permettere alle anime del purgatorio di poter strapassare e andare oltre. La vostra sfida è proprio questa, riuscire a raccontare queste tradizioni ai più piccoli affinché almeno le conoscano, poi sì. sceglieranno in cosa credere, quali tradizioni rendere proprie. Dicevi oggi ci sono sicuramente dei braccialetti rispetto a quelli che, erano, che potevano essere gli amuleti considerati un tempo, purché si conoscano. Sì, eh, ripeto, se non conosciamo non possiamo comprendere e quindi questo ci porterà sempre magari a, a muovere delle critiche a qualcosa che non conosciamo e proprio perché non conosciamo ci fa paura, perché poi la paura viene da questo, da qualcosa che non conosciamo, perché se noi conosciamo bene le nostre tradizioni non abbiamo assolutamente paura delle tradizioni che vengono dall'esterno. Allora grazie, grazie per essere stata con noi, a Maria Scarinzi per averci guidato in questo vero e proprio viaggio alla scoperta delle tradizioni. Grazie sempre a voi. Un viaggio veramente sempre affascinante, devo dire che non smette mai di stupire perché ogni volta c'è qualche testimonianza nuova, qualche racconto che può in qualche modo arricchire il nostro bagaglio di conoscenza. Come diceva giustamente Maria, l'importante è conoscere. Io voglio ringraziare anche il professore Michelangelo Oraccio, con il quale in questo momento non siamo riusciti a ripristinare il collegamento. Sicuramente proveremo a farlo in una, eh, nella seconda parte di campagna live. Facciamo una breve pausa, poi spazio alla musica. Ci vediamo tra pochissimo. Ed ora spazio alla musica. Ed oggi partiamo così. Vediamo. Quale modo migliore per aprire il nostro spazio dedicato alla musica e presentarvi subito la direttrice artistica dell'Accademia di Santa Sofia, Marcella Parziale? Buongiorno, grazie per l'invito. Che bello averti con noi, sei qui per presentare l'occasione per conoscere l'Accademia. Uh, raccontare il grande impegno, le tante cose realizzate in questi anni, ma magari un passo indietro che faremo dopo perché c'è la nuova stagione artistica 2024, anche in questo caso ricca di impegni. Ai nastri di partenza ormai ci siamo, mancano pochissimi giorni, venerdì apriremo questa nuova e densa stagione con Giancarlo Giannini. E da qui sarà, insomma, una lunga e spero piacevole passeggiata che faremo insieme al nostro pubblico che ci condurrà. Fino a giugno 2025 14 eventi in cartellone, tanti lo so, però il più possibile diversificati. Quindi avremo la nostra orchestra da camera che ha la direzione artistica del maestro Filippo Zigante, e ormai insomma è una compagine conosciuta e apprezzata non solo su scala nazionale, ma anche internazionale. Siamo recentemente stati in Turchia e Marocco, e abbiamo altri bei programmi per i prossimi mesi. E appunto, dicevo, la nostra orchestra che andrà a a cavallarsi ad affacciarsi con degli artisti di creatura internazionale, quindi appunto Giancarlo Giannini, Maestro Otto Ughi, Alexander Lonquich, il balletto di Mosca. Insomma, sarà davvero una lunga passeggiata, quindi avremo uno o due appuntamenti mensili che se avrai piacere poi ti illustrerò nel dettaglio e saremo insieme al nostro pubblico numeroso, speriamo. <ride> e poi c'è una caratteristica Ogni appuntamento sarà preceduto da un dibattito. Quali saranno i temi? che affronterete. I preludi sono un po' una chicca che noi abbiamo pensato nel tempo e che custodiamo gelosamente. Eh, sono coordinati dalla nostra consulente scientifica la professoressa Gayle McClintock e vedranno avvicendarsi professori, docenti universitari, eh, figure di rappresentanza del conservatorio ed esperti di vari settori. Quindi le conversazioni avranno carattere molto vario, estremamente eterogeneo. Andremo dalla storia all'intelligenza artificiale, un tema di grandissima attualità che verrà esplorato in vari segmenti, in varie ramificazioni, quindi molto particolare. Assolutamente sì, assolutamente sì, che incuriosisce anche tanto, ma dicevi si parte con Giancarlo Giannini, ma ci saranno due appuntamenti ogni mese? A partire dal nuovo anno avremo due appuntamenti ogni mese perché si inserirà il 25 gennaio la nostra orchestra, quindi comincerà anche la stagione dell'orchestra, quindi appunto il 25 ottobre avremo Giancarlo Giannini. Un mese dopo, il 24 novembre, avremo Servillo, Peppe Servillo che proporrà uno spettacolo di grande Successo dedicato a Lucio Dalla. 17 dicembre, grandissimo appuntamento molto molto atteso con Noah. Una cantautrice dal respiro internazionale che eh, si esibirà al fianco dell'orchestra del Conservatorio Nicola Sala perché l'Accademia, ci tengo a dirlo, è in partenariato molto stretto sia con il Conservatorio di Benevento che con l'Università degli Studi del Sannio e mh, a partire da quest'anno abbiamo siglato un protocollo d'intesa anche con il Comune di Benevento, quindi speriamo in futuro di poterlo rinsaldare e perché no creare anche qualche coproduzione. Stiamo vedendo in questo momento delle immagini del. Precedenti edizioni. Chiediamo alla regia se possiamo ancora ascoltare un po' di live. Che dire, le immagini parlano da sole. Antonella Ruggero è stata una delle più belle sorprese della passata stagione, anche qui la vediamo con l'orchestra del Conservatorio, quindi insomma sono collaborazioni belle che fortunatamente si insaudano e vanno avanti. Dicevo in apertura: l'occasione per conoscere il presente e il futuro, quindi la prossima stagione artistica, per parlare anche della storia dell'Accademia. L'Accademia è nata. Ormai quasi 15 anni fa, quindi una lunga storia. Ovviamente nel corso di questi anni ha subito tante evoluzioni. Uh, è partita come un'orchestra da camera diretta sotto la direzione artistica di Carlotta Nobile. E uh, poi è andata chiaramente modificandosi, evolvendosi. L'orchestra è cresciuta tanto e appunto ha raggiunto i palcoscenici internazionali. Che ci riempiono di orgoglio e si è rinsaldata creando un cartellone così diversificato, insomma, quindi aprendosi alle ospitalità. E lo scorso anno un impegno rivolto anche ai giovani talenti. Senz'altro, abbiamo portato nelle scuole. Uh, questo progetto molto bello, molto impegnativo, dedicato a Pino Daniele, quindi un percorso laboratoriale che si è sviluppato nelle scuole, che poi è confluito in un bellissimo spettacolo inserito in chiusura del nostro cartellone con ospite Tony Esposito. Tornando al presente o potremmo dire al futuro imminente, c'è un'altra particolarità di questa rassegna, ovvero le location. Siamo molto felici perché anche in questo caso siamo fortunati. La siamo al Teatro Comunale di Benevento, bellissimo e sede ideale insomma per uh, tanti artisti che verranno in cartellone. Penso al Balletto di Mosca, ad esempio, necessariamente ha bisogno di un teatro, così come gli Oblivion, ma non solo, insomma anche una grande orchestra ha bisogno di un teatro, quindi uno spazio ideale. Poi siamo con la nostra orchestra da camera al Sant'Agostino, altra bellissima sala dove abbiamo anche registrato delle incisioni discografiche in passato e probabilmente lo faremo in futuro, E che è una bellissima sala che ci viene messa a disposizione dall'Università degli Studi del Sarnia. I temi affrontati sono tantissimi, gli ospiti anche tanti e diversi con la presenza anche questa volta di ospiti internazionali. Io se mi consento ho delle curiosità tipo Appia, la polvere e la storia. È un, um, un tema, quello legato alla via Appia, adesso particolarmente sentito, chiaramente, dato la recentissima consacrazione a patrimonio unesco di questo pezzo cruciale della nostra storia e no, del nostro percorso, diciamo, come Sanniti. Quindi è questo uno sicuramente dei temi più interessanti che andremo ad esplorare, appunto lo dicevamo, dall'intelligenza artificiale alla storia. Quindi tutti questi temi affrontati nei preludi sono stati scelti con grandissima cura e con grandissima attenzione dalla professoressa McClintock, che, ci tengo a dirlo, fa uno straordinario lavoro di sintesi, appunto nel raccogliere sollecitazioni, nel raccogliere le figure più interessanti, Afferenti ai vari settori e nel creare appunto un cartellone eh, parallelo e speculare a quello degli eventi artistici che possano appunto generare in piccole conversazioni grande curiosità. Ci raccontavi l'anno scorso l'impegno nelle scuole, parlando poi di un grande artista partenopeo quale Pino Daniele, l'impegno a riuscire a fare sintesi e quindi abbinare ad ogni evento anche dei temi così diversi e così importanti, entrambi io direi contemporanei perché la viaccia con la sua storia e il recente riconoscimento unesco è anche, anche quello un eh, tema assolutamente contemporaneo. Quanto l'intelligenza artificiale sulla quale tanto ci, eh, ci interroghiamo. È tutta attualità, è, anzi, forse è futura in divenire, perché stiamo parlando di qualcosa di. Anche l'intelligenza artificiale, se vogliamo, è un tema che ormai appartiene in un certo senso al futuro, al presente, ma anche alla storia, perché è stato per, tanti, per tanto tempo, per tanti anni, un tema speculativo, ad esempio per la fiction, per l'immaginazione, per la fantascienza. Oggi, è realtà, e quindi è molto interessante scoprire insieme chiaramente a questi esperti come questa immaginazione che noi attualmente abbiamo rispetto all'intelligenza artificiale possa concretamente tradursi in un futuro incisivo sulle nostre vite. È tutto da scoprire. Tutto da scoprire come i tanti eventi, i tanti appuntamenti. Uh, so che forse è complicatissimo, io non ti chiederò qual è l'appuntamento più atteso perché hanno tutti grandi nomi e hanno uh, tutti un programma di spessore, però volendo sintetizzare secondo te la prossima uh, stagione artistica, questa Rassegna 2024, per cosa si caratterizza? Per un'ulteriore apertura. Siamo particolarmente felici eh, laddove riusciamo a inserire qualcosa di nuovo e farlo ogni anno non è facile. Quest'anno apriremo al balletto, come abbiamo accennato, e lo faremo ai massi live massimi livelli ospitando il balletto di Musca che proporrà il balletto per eccellenza, ossia il Lago dei Cigni. E quindi sarà veramente molto bello per noi poter offrire al nostro pubblico qualcosa che finora non abbiamo potuto approcciare. Chiaramente la musica, siamo all'Accademia di Santa Sofia, la musica è sempre protagonista, quindi avere in cartellone ospiti come il maestro Uto Ughi, avere poi ad esempio un cantautore della caratura di Sergio Cammariere, oppure portare in scena uno spettacolo così particolare, così suggestivo e anche provocatorio per certi versi come quello degli Oblivion, insomma racchiudere tutti questi stimoli diversi in un singolo cartellone è il nostro scopo, quindi speriamo che il pubblico lo colga. Gli abbonamenti sono andati benissimo, esauriti in una manciata di giorni, i biglietti stanno andando molto bene. Abbiamo ancora una piccola residua disponibilità per Giannini, ma insomma, chi vuole corra perché c'è ancora tempo, ma soprattutto dimostra la grande attenzione per, anche per questo settore. E io sottolineiamo anche un altro aspetto, ovvero le location, le location storiche che consentiranno al pubblico di a degli spettacoli veramente suggestivi e ammirare alcuni dei luoghi più belli della città di Benevento. Siete l'Accademia di Santa Sofia, anche in questo caso legato all'altro importante riconoscimento UNESCO della città di Benevento. Ma con te vorrei andare a Napoli. Parliamo di luoghi storici, allora andiamo a Napoli per il restauro dei giardini storici dell'Archivio di Stato. Vediamo. Si è recuperato uno spazio bellissimo che sono i giardini dell'Archivio di Stato, ma anche si è garantita poi una connessione tra l'area di San Marcellino e il Decumano quindi un pezzo di città nascosta che oggi diventa patrimonio pubblico. Verrà utilizzato da tanti, da chi frequenta l'Archivio, ma anche da tante famiglie, da tanti turisti ed è una, un altro pezzo della Napoli riscoperta. Noi stiamo mostrando alla città che c'è un nuovo modo di fare, non si fa nulla da soli, si fa tutto in sinergia, la sinergia con le istituzioni, le istituzioni territoriali, le istituzioni nazionali e con le associazioni. Chiaramente lo spazio restituito alla città significa uno spazio che fino ad oggi era inibito. Ma... Diciamo a noi serviva uno spazio bello e soprattutto uno spazio dove noi andiamo incontro a quelli che sono ora i dettati dell'ecosessionibilità. L'archivio di Stato, come tutti gli archivi italiani, sono aperti gratuitamente e quindi sono aperte le sale studio per gli studiosi gratuitamente, ma anche questi spazi. Noi intendiamo considerare gli archivi non soltanto come un luogo di, diciamo, riservato agli studiosi, ma un luogo aperto alla città. Quindi abbiamo tanti cantieri in tutta Italia in questo senso, oltre ad un ricco programma di recupero edilizio della, delle nostre sedi monumentali. E allora si parlava di grandi eventi nei luoghi storici della città come il caso dell'Accademia di Santa Sofia che... Eh, realizzerà gli appuntamenti proprio in luoghi storici della città di Benevento come il recupero dell'archivio del giardino dell'archivio di Napoli. Allora mi dicono che siamo pronti per andare, per tornare in collegamento dal professore Michelangelo Oraccio, che saluto. Voglio quantomeno professore riuscire a salutarla. Sì, anche da parte mia, abbiamo avuto un po' di problemi con la connessione. Ne approfitto di questo. Sì, I inter... tecnici sono eccezionali, complimenti. Eh? Grazie, grazie. Ovviamente noi l'aspettiamo ancora a Campania Live, ma io ne approfitto della presenza della direttrice artistica dell'Accademia di Santa Sofia che ci raccontava di questo cartellone con nomi internazionali in, storico, in luoghi storici della città di Benevento. Anche questo consente di valorizzare e tutelare le bellezze dei territori, anche dei territori più piccoli. Assolutamente sì, assolutamente sì. È, sono, questa sinergia che si crea all'interno dei territori è fondamentale per, avere, eh, per rendere il territorio appetibile. Prima parlavate appunto di turismo sostenibile, è, è, questa tipologia di turismo è un turismo sostenibile perché ha un'impronta antropica più bassa rispetto a un turismo di massa, un turismo di nicchia, un turismo culturale e quindi rende più um, come dire, il territorio meno soggetto all'impatto ambientale. Quindi sono delle ottime, a prescindere dalla valenza culturale, hanno anche dei risvolti dal punto di vista della sostenibilità del, del turismo. Queste sono le nuove sfide del turismo sostenibile secondo lei? Queste sì, sono le nuove sfide del turismo sostenibile, questo come tante altre, come tante altre attività che possono essere fatte sui territori. Eh, il, la, il paradigma però fondamentale è che eh, ci deve essere appunto, come dicevo prima, una sinergia tra tutti gli enti, quindi sia... Le, le autorità locali, sia gli enti culturali, sia gli enti del turismo, insomma, e, e gli operatori chiaramente, che insieme devono lavorare per rendere appunto un luogo eh, tale da poter essere utilizzato nella maniera migliore, eh, consentendo una. Un, uno sviluppo eh, dello stesso se in, tutti, in tutti i settori, quindi sia nell'accoglienza nell come anche nella cultura, eccetera, ma tale da non distruggere il territorio, perché una delle problematiche che noi oggi stiamo affrontando è proprio il sovraffollamento. In termini, in termini inglesi si chiama over-tourism, no? ne abbiamo sentito parlare anche quest'estate, eh, le nostre città sono state prese d'assalto da, da turisti stranieri e questo ha messo in crisi tutto il sistema mh, dalla viabilità ai trasporti come anche l'accoglienza eccetera ecco quindi bisogna lavorare anche a, alcune volte delocalizzando quella che è la cultura in contesti meno mh, meno conosciuti e quindi dando la possibilità in questa maniera eh, di avere un doppio vantaggio quello di diffondere cultura e quella di eh, eh, come dire far conoscere dei posti che sostanzialmente erano meno conosciute ma non meno belli di quelli battuti diciamo così dalla, dal turismo di massa e allora grazie grazie al professore Michelangelo Raccio per essere stato con noi con l'invito a raggiungerci presso il studio assolutamente sì sono nel nord italia quindi scenderò per voi grazie grazie ancora per essere stato con noi grazie grazie, grazie. Beh, anche parlando di turismo sostenibile, il professore Michelangelo Raccio, economista docente universitario, ci diceva l'importanza di questi eventi per far conoscere il terri i territori, per ehm, in qualche modo affrontare le esigenze contemporanee. E poi si parlava della sinergia. In apertura da subito hai sottolineato la sinergia che l'Accademia di Santa Sofia è riuscita a creare con diverse realtà. È fondamentale, da soli non si va da nessuna parte o comunque molto poco lontano, insieme si possono immaginare e soprattutto costruire grandi cose. Quindi per noi è fondamentale la sinergia in essere con il Conservatorio Nicola Sala, con l'Università degli Studi del Sannio. Siamo molto felici di questo protocollo di intesa siglato recentemente con il Comune, sperando appunto sia fuori di nuove energie ed ulteriori sinergie per l'appunto. Noi, come Accademia, siamo di per sé una bella squadra, siamo un bel nucleo operativo, insomma, c'è il direttore artistico che racconta, ma c'è accanto un team meraviglioso che si occupa dalla logistica alla comunicazione alla progettazione quindi davvero crediamo fortemente nel lavoro di squadra se riusciamo ogni anno a inventare un cartellone di questo tipo e speriamo appunto di migliorare sempre più è solo perché ci sono più sensibilità all'opera il bello di raccontare il dietro le quinte è un aspetto che ci piace veramente tanto a Campania Live perché a breve prendere il via la nuova stagione ci saranno questi grandi spettacoli, grandi nomi, appuntamenti sempre con la possibilità di approfondire i temi di cui abbiamo parlato prima ma sono poi il risultato di un grande lavoro che portate avanti da ben 15 anni. Ebbene sì, abbiamo grandi ambizioni ma anche grande concretezza nell'avere questa ambizione. Quindi immaginiamo, progettiamo cercando di non fare mai il passo più lungo della gamba ma non ponendo poi freni troppo stringenti all'immaginazione. Quindi chissà cosa ci riserverà il futuro. E allora, io non ti chiedo di anticiparci altro, anche se so che siete sempre in fermento. Lo scorso anno vi siete occupati anche dei giovani, in quest'anno ci sono nuove intese, nuovi protocolli, dicevi, speriamo possano essere foriere di nuove attività e nuove progettazioni. Senz'altro, noi lavoriamo sui ragazzi, i giovani sono protagonisti all'università, sono protagonisti al conservatorio, saranno protagonisti sul palco in alcuni eventi, penso al concerto di Noa, a quello con il maestro Uto. Ugi, a quello con il maestro Alexander Lonquic, in questi tre eventi avremo l'orchestra del Conservatorio Nicola Sala sul palco. Quindi tanti giovani affiancati dai loro maestri protagonisti in prima persona. Noi ci teniamo tantissimo a creare non solo il nuovo pubblico ma proprio i nuovi professionisti. Quindi per loro ci saranno masterclass, ci saranno esperienze al fianco di questi grandi artisti, abbiamo una convenzione per quanto riguarda anche la l'abilettazione di alcuni eventi che va ad agevolare i ragazzi, gli allievi sia dell'università che del conservatorio, insomma proviamo ad espandere il più possibile questo concetto di cultura che non deve far paura, non è assolutamente una nicchia, non condivido mai quando si parla di cultura come di qualcosa di nicchia, la cultura è di tutti, la bellezza è di tutti. Grazie, grazie per essere stata con noi ma anche grazie per il messaggio che hai voluto trasmettere. Grazie a te e a tutti voi. Allora, io cambio completamente argomento. Prima di scoprire i titoli del eh, TG, parliamo di grandi eventi, ma grandi eventi che riguardano in questo caso lo sport, ovvero uno degli eventi più attesi dagli amanti degli sport a rotelle. Presentato a Napoli il Roller Skating Festival in programma 26 e 27 ottobre sul Lungomare caracciolo vediamo L'anno scorso l'evento che abbiamo presentato era a carattere regionale, invece quest'anno è a carattere nazionale perché avremo per la prima volta qui a Napoli un campionato europeo di pattin in linea, quindi diciamo una vera e propria champions per questo settore. Avremo due giorni di full immersion di attività sportive, ovviamente vedremo il solito pattinaggio classico, avremo i pattini in linea, lo skate, gare, competizioni. È un evento gratuito per tutti gli appassionati della rotellistica, ci saranno come formato il Roller Skating Festival, sarà fatto diverse aree. in queste ci sarà hockey, ci sarà il pattinaggio artistico, ci sarà l'inline, ci sarà la zona dello skate park dove anche i ragazzi possono uh, far vedere le acrobazie e le evoluzioni, ci saranno diverse gare come già appunto anticipato, ci sarà la maratona europea perché è di interesse comunque europeo, ci saranno delle gare dei trofei regionali di varie uh, discipline e specialità come il roller cross, l'eye jump, il free jump, ci sarà una, anche una bellissima diverse bellissime esibizioni che è quello del classic, sono tutte discipline del pattinaggio e dello skate dove comunque gli atleti e gli amatori devono esibirsi e provare comunque a dare spettacolo su delle rotelle. Che cosa posso dire all'Ollie Skating Festival? Veniteci a trovare perché è un evento stupendo. Sia per appassionati e non, anzi, vi dico che ci sono delle aree dedicate per chi vuole approcciarsi con dei maestri federali, dei maestri comunque che danno possibilità anche di imparare, insegnare in quel momento ai ragazzi eh, l'approccio, diciamo il primo approccio alle rotelle, dallo skate al pattinaggio. Noi diamo spazio a tutti quanti gli sport, l'obiettivo è quello eh, sempre di eh, condividere tutti gli sport, farli conoscere. Ai nostri ragazzi, alle, ai, ai cittadini anche un po di età un po' più adulta. Eh, quindi il 26 e il 27 la Rotonda Diaz sarà di nuovo e sarà ecco, un teatro bellissimo, spettacolare per questo festival dello skating, roller e skating eh, che già lo scorso anno ha avuto veramente una grande eh, una, 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 ci sono state tante persone che sono state con noi. Quest'anno so che l'iniziativa eh, si realizzerà, avrà una un ancora più ampio respiro, quindi vi invito ecco, a essere tutti quanti con noi sul lungomare per fare una bella passeggiata e vedere, e vedere e condividere sempre quelle che sono le bellezze di Napoli alle quali noi cerchiamo di associare eh, ogni sport, sempre perché arriveremo al 2026 meritandoci a, a pieno titolo il titolo di capitale europea dello sport che ci è stato dato dall'Europa. E allora prima di salutarvi scopriamo velocemente con il nostro Angelo Giuliano anche i titoli del TG delle 14. A te la linea. Sì, buongiorno Imma. Allora le anticipazioni del TG delle 14, innanzitutto la cronaca uccise e bruciò il rivale per dissidi sullo spaccio di droga, il killer aveva 16 anni, svolta stamattina nelle indagini sull'omicidio di pianura del ventenne Gennaro Ramondino avvenuto lo scorso 31 agosto è finito in manette un minorenne e poi catturato a Medellin il re del narcotraffico si nascondeva in Colombia il boss della Camorra il napoletano Gustavo Nocella la sua cattura annunciata su X direttamente dal presidente colombiano Gustavo Petro che lo ha definito il re italiano della droga poi il giallo di Silvia Novak l'appello chissà parli si cerca di fare luce sull'omicidio della 53enne tedesca uccisa a Castellabate, a Otto Channel, ha parlato l'avvocato della famiglia. E poi andiamo tra Avellino e Salerno sul raccordo autostradale. Per lo stop ai lavori della Galleria Monte Pergola, la rabbia dei sindaci, disagi senza fine sull'arteria autostradale per gli interventi nella Galleria Monte Pergola, dopo la denuncia del sindaco di Solofra, anche i primi cittadini di Serino e Montoro chiedono... All'ANAS di accelerare per il cantiere. Andiamo poi nel Sannio per parlare di rifiuti. Si accelera con il nuovo piano, parte da oggi lo svuotamento dello stile di Casalduri dai rifiuti, rifiuti bruciati. L'impianto è fermo da anni dopo uno spaventoso incendio. Il presidente della provincia Lombardi ha parlato di passo fondamentale per far partire il ciclo provinciale dei rifiuti. E infine chiuderemo con il Napoli, già sold out il Maradona per il Lecce. C'è attesa per il vero Gilmour, tutto esaurito al Maradona, lo scozzese punta al cambio di passo dopo l'esordio da titolare di domenica a Empoli, paura invece in casa salernitana con un calciatore del settore giovanile accoltellato a Casoria e poi naturalmente il consueto punto sulla Serie C, in particolare su Benevento e Avelino. Ci vediamo alle 14, a Team. Grazie, grazie Angelo Giuliani. Allora siamo veramente in chiusura. Marcella Parsale è ancora con noi, voleva ricordarci un aspetto importante. La nostra orchestra vi aspetta non solo a Benevento, ma anche a Napoli al Teatro Diana e a Roma alla Sala del Primaticcio, quindi chi voglia raggiungerci ed è impossibilitato ad essere con noi a Benevento, lo aspettiamo a Napoli e a Roma. Grazie, grazie Marcella Parsale, direttrice artistica dell'Accademia di Santa Sofia per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie come sempre anche a voi per averci seguito, ci rivediamo domani alle 11.30 in diretta sul canale 16.